Il castello Ursino di Catania, fra i castelli federiciani, è quello che più ricorda i gotici modelli francesi. Come le Châteaux di Mont-Saint-Jean, di Dourdan, di Coudray-Salbart, di Sully-sur-Loire, di Tonquédé e dello splendido Ancher. Il castello è di forma quadrata con i lati di 50 metri. Possiede 4 torri angolari, mentre delle 4 torri mediane originarie se ne conservano solo 2. Le torri angolari sono alte 30 metri con un diametro di 10 metri, mentre le torri mediane, che sono più basse, hanno un diametro di 7 metri. L'alta scarpa delle torri di circa 14 metri dona loro uno slancio, facendo raggiungere all'intera mole un'altezza considerevole. Lo spessore dei muri del castello supera i 2,5 metri. Due delle torri mediane andarono perdute per la colata lavica del 1669, che isolò definitivamente il castello dal mare, demolendo gran parte delle fortificazioni cinquecentesche. Sui muri del castello si notano ancora i simboli delle compagnie che eseguirono i lavori. In particolare un annucchiotto, un candelabro ebraico a 9 bracci che si differenzia dalla menorah che ne ha 7. Incerte sono le origini del nome del castello Ursino di Catania. Con questo nome risulta già menzionato in una lettera del vescovo di Catania, Ottone Capoccio, e datata a 1255. Compare con questo nome anche in una bolla pontificia del 1274 emanata a Lione da Papa Gregorio X, come anche in altra bolla emanata a Viterbo nel 1278 da Papa Niccolò IV. Da due lettere lodigiane del 1239 dell'imperatore Federico II di Svevia si può desumere con una sufficiente certezza l'inizio delle fabbriche del castello. Il fatto è suffragato anche da altra lettera del 28 marzo del 1240, con la quale l'imperatore risponde al suo architetto Riccardo D'Alentini che lo informava sugli avanzi dei lavori delle fabbriche, de longitudine, de latitudine, dei muri grossizie e così via. Ancora nella prima metà del XVII secolo, il piano del castello era a livello della base delle scarpe delle torri e quindi il portone di accesso veniva a trovarsi in un livello molto più elevato rispetto al piano di calpestio, permettendo l'accesso solamente attraverso un'alta rampa, espediente tipico per smorzare lo slancio degli assalitori con macchine da guerra come gli arieti. Entrare nel castello è come entrare nel passato. Le grandiose volte a crociera, le grandi sale, i bei capitelli, il cui fogliame ricorda elementi di origine francese, riecheggiano la storia plurisecolare del castello. Non si è certi se il castello Ursino fosse stato già completato alla morte dell'imperatore Federico II di Svevia, avvenuta nel 1250, ma gli eventi nei periodi successivi lo avvolsero in una fittissima storia. Con la morte prima di Manfredi nel 1266 presso Benevento, combattendo contro Carlo d'Angiò, e dopo con quella di Corradino in una pubblica esecuzione avvenuta a Napoli nel 1269, la Sicilia fu alla mercé degli angioini di Carlo che vi sgominarono le ultime resistenze sveve. Fa notare Giuseppe Agnello in Architettura Sveve in Sicilia
che l'aquila, simbolo dello sdevo che afferra l'agnello, per monito alla città che osò a lui ribellarsi, un tempo nella nicchia sopra la porta d'accesso al castello era cefala, forse per l'evento della decapitazione di Corradino a Napoli. A Centuripe, gli Angioini, condotti da Guido di Monforte con Guglielmo Stendardo, conquistarono il castello, dove si era asserragliato Corrado d'Antiochia con i suoi tedeschi e dei saraceni e dei siciliani fedeli alla casa Sveva. Questi fu condotto prigioniero al castello Ursino di Catania insieme a Niccolò Maletto, consanguineo dello Svevo. Qui Corrado d'Antiochia fu prima privato della luce degli occhi e poi impiccato insieme a Niccolò Maletto. Con la guerra del Vespro, il 31 marzo del 1282, le armi angioine si scontrarono con quelle aragonesi. L'anno successivo a Catania, re Pietro d'Aragona convocò nel Castellursino un parlamento, dove comunicò la necessità di lasciare la Sicilia non senza prima aver nominato come successore il figlio Giacomo, assistito dall'ammiraglio Ruggero di Lauria. Nominò inoltre Giovanni da Procida gran cancelliere e Alaimo da Lentini gran giustiziere, due uomini che erano stati i grandi promotori della rivolta del Vespro. In detto parlamento, inoltre, re Pietro d'Aragona esentò i catanesi da tutti i pesi imposti da Carlo d'Angiò. Morto re Pietro nella prima decade del novembre del 1285, fuori dalla terra di Sicilia, il figlio Giacomo, che già svolgeva funzione di reggenza, si incoronò a Cefalù re di Sicilia. Era il 2 febbraio del 1286. In una cronaca della fine del XIII secolo di un monaco benedettino di San Nicolò Larena, Atanasio di Aci, viene riportata la visita di re Giacomo d'Aragona a Catania, avvenuta il 1 maggio del 1287. Dalla cronaca apprendiamo che l'accoglienza al re fu calorosa, ma sul viso di Giacomo si leggevano i segni della preoccupazione. Infatti, molte galee angioine infestavano il mare nella prossimità di Catania. Nonostante il fallimento dell'azione angioina, le preoccupazioni del re erano rimaste. Infatti, una fazione angioina in città tramava contro il sovrano. La cittadinanza era favorevole all'Aragona e infatti furono diversi i delatori che il re ascoltò al Castellursino dove dimorava. Il 12 maggio del 1287 l'ammiraglio Ruggero di Lauria giunse a Catania con 27 galee. Mentre il re stava discutendo con il suo ammiraglio, fu avvertito che a casa di Cola Vegliasindi si erano rifugiati alcuni angioini. Immediatamente il re mandò i suoi armigeri alla dimora del Vegliasindi, dove furono catturati i 12 angioini che si erano nascosti nelle botti della cantina del Cola. Si disse che erano entrati all'insaputa del padrone, ma era assai difficile che 12 angioini potessero penetrare nella città controllata dagli aragonesi se non ci fosse stato un complice che li avesse favoriti. Condotti al Castellursino, gli angioini sotto tortura confessarono che erano stati chiamati da alcuni catanesi perché fosse aperta la porta della marina per permettere l'ingresso a sorpresa dell'esercito angioino. Nella cronaca di Atanasio non si dice che fine fecero gli angioini, né che fine fece Cola Vegliasindi.
Certo è che nei lavori di restauro del castello avvenuti nel 1992, in un ambiente del castello posto ad est, furono rinvenute 12 sepolture con altrettanti scheletri, mentre in una tredicesima fossa, scoperta successivamente accanto alle altre, non si trovò proprio nulla. Forse era destinata al Cola per monito o per costringerlo a confessare i nomi degli altri congiurati. Nel 1296, nella cattedrale di Catania, fu convocato un parlamento presieduto da Ruggero di Lauria, dove erano presenti i catalani, gli aragonesi, i baroni siciliani, i sindaci delle città, perché esprimessero il loro voto su Federico Re. All'adunanza il Lauria iniziò rinfacciando a Re Giacomo di aver abbandonato il regno e ricordò che Re Pietro aveva disposto che se Giacomo fosse diventato re d'Aragona, il suo terzo genito Federico sarebbe stato re di Sicilia. Il Lauria poi concluse che avrebbe votato per l'acclamazione di Federico Re. Successivamente si udirono i voti degli altri baroni e dei procuratori delle università. E fra il tripudio del popolo Federico fu proclamato re e incoronato a Palermo lo stesso anno. Re Federico rimase molto legato a Catania e a Sant'Agata, tanto che quando avvertì che la sua malattia lo stava conducendo alla morte, volle esservi trasportato. Il catafalco fu allestito nel Castello Ursino prima che il corpo venisse seppellito nella cattedrale. Alla morte di Federico gli successe al trono il figlio Pietro II. Il Castello Ursino allora era la residenza dei re aragonesi. È noto che vi nacquero due dei figli di Pietro II, Ludovico nel 1338 e Federico, ricordato come il Semplice, nel 1341. Nel 1342 Pietro II morì e il suo corpo fu tumulato nel Duomo di Palermo. A Pietro II successe Ludovico, sia pure inizialmente sotto la reggenza di Giovanni Duca d'Atene, fratello del padre. Ludovico morì nel 1353 e il suo corpo fu tumulato nel Duomo di Catania. A Ludovico successe il fratello Federico. Ma essendo Federico ancora minore di età, il Parlamento convocato a Messina il 22 novembre del 1353 gli scelse come vicaria la sorella maggiore Eufemia. Federico III d'Aragona, IV di Sicilia, sposò a Catania il 15 aprile del 1361 Costanza, figlia di Pietro IV, re d'Aragona, ma Costanza morì il 18 luglio del 1363 nel Castello Ursino a soli 20 anni, tre giorni dopo aver dato alla luce la figlia Maria. Venne sepolta nella cattedrale di Catania in un sepolcro che è la effigie. Federico III in seconde nozze sposò Antonia del Balzo. Federico III morì nel 1377, quando era prossimo a sposarsi per la terza volta, essendo morta anche Antonia del Balzo. Federico lasciò la tutela della figlia Maria ad Artale Alagona, vicario del regno. Artale, all'insaputa degli altri vicari, promise in sposa la regina Maria a Galeazzo Visconti. La regina Maria abitò nel Castello Ursino di Catania sotto il controllo del conte Blasco Alagona. Quando il conte Raimondo Moncada, che era stato escluso dal vicariato, fingendosi amico degli Alagona, con un colpo di mano rapì la regina fuggendo dalla cosiddetta Porta Fausa, che era quella che dava sul mare del castello, imbarcando la regina su una galea. Oggi si vedono i notevoli avanzi della scala d'accesso al piccolo molo che fecero da scena al rapimento. Il Moncada condusse la regina a Barcellona, dove la diede in sposa al re Martino d'Aragona. Martino si incoronò re di Sicilia nel 1392. La regina Maria morì di parto insieme al piccolo nel 1397 nel Castello Ursino. Martino si risposò con Bianca, unica figlia del re di Navarra, il 30 novembre del 1402. Martino morì nel 1409 e a Bianca fu riconosciuta la reggenza da re Martino il Vecchio con atto sottoscritto a Bellasguard nel territorio di Barcellona il 7 ottobre del 1409.
La debole reggenza di Bianca suscitò le ambizioni del nuovo conte di Modica, nonché congiunto dei duchi di Cardona, Bernardo Cabrera. Infatti questi, se avesse sposato Bianca, avrebbe potuto governare sul regno. Bianca, che si era rifugiata nel castello Ursino di Catania per evitare le scorrerie del Cabrera, che gettava scompiglio nelle città e nelle campagne, accettò di incontrare il potente signore per rassicurare il regno. L'incontro fu a mare e su due navi diverse. Il Cabrera dalla sua nave cercò di convincere Bianca a sposarlo, ma la regina sdegnata gli rispose: «Quis senes scabide, vai via vecchio scabbioso», e ordinò al comandante della sua nave, Raimondo Torrella, di voltare la prora e di ricondurlo in salvo nel castello Ursino. La regina Bianca era una donna molto pudica e pare che morì per non aver voluto mostrare ai medici una coscia dove aveva riportato una ferita che divenne mortale per l'infezione non curata. Essendo morto Martino il Vecchio senza eredi, salì al trono di Sicilia re Ferdinando di Castiglia e di Aragona. Con re Ferdinando la Sicilia divenne una provincia retta dai viceré, molti dei quali si insediarono nel castello Ursino che incominciò ad essere trasformato per la nuova funzione residenziale. Il terremoto del 1693 e quello del 1818 danneggiarono gravemente il castello, tanto che nel 1831 Ferdinando di Borbone lo cancellò dalla lista dei grandi castelli siciliani. Dopo una serie di restauri successivi al 1837, nel 1860 fu adibito a caserma e nel 1931 iniziò il suo adattamento a museo. Il tempo avanza a passo diverso con diverse persone. Ti dirò con chi il tempo va d'ambio, con chi il tempo va al trotto, con chi il tempo al galoppo e con chi sta fermo.